Milan sta vincendo. Sta vincendo 2-0 a Verona con 5 titolari, ma la squadra ha risposto in maniera splendida. Per Pioli certamente la più bella soddisfazione da quando allena il Milan. Una squadra organizzata, coesa, che si è sacrificata, direi commovente. Tutti hanno giocato ampiamente sopra la sufficienza. Subito la squadra ha dimostrato di esserci, di giocare la prima volta che si trovano insieme, ma ha giocato una partita stupenda. I ragazzi vincono 2-0, il gol di Krunic che ha disegnato un arcansiel stupendo che si è infilato su punizione alle spalle di Silvestri. Dopo l'errore, attenzione che viene avanti il Verona, quando mancano un minuto e mezzo alla fine più recupero. Attenzione che viene avanti il Verona, che potrebbe mettere in mezzo questo pallone, e c'è un corner a favore del Verona che non molla. Dopo l'errore di Rafa Leao, che ha giocato una grande partita, c'è stato poi il gol nel secondo tempo, una bellissima azione con velo di Kessié, appoggio di Selemaker e palla all'incrocio dei pali del draghetto Dalot. Ma seguiamo questo calcio di pugni d'angolo a favore del Verona, pallone dentro, la palla è lunga, attenzione, balla lì, spazza Camin, e ora cerca di andare avanti il Milan. Ripeto, tutti i giocatori, Calabria, intanto c'è un giocatore del Milan a terra, tutti i giocatori hanno risposto in maniera, è stata un'orchestra, una sinfonia, è stata un'orchestra quella del Milan di oggi, un'orchestra. Si sono mossi tutti all'unisono. Rafael Leao, che ha sputato sangue, ha masticato filo spinato, è rimasto là a difendersi. Il centrocampo con un bel Meite, bravo tecnicamente, bravo fisicamente, che sì, imperiale come sempre. È un Milan porfirogenito, 4 minuti di recupero, 4 minuti di recupero, è un Milan porfirogenito. È un Milan che ora deve cercare di tenere gli attacchi del Verona in questo finale. Il gol molto bello, il calcio di punizione di Krunic che si è infilato sotto la traversa, come l'azione del 2-0. Grande prestazione anche di Alessio Romagnoli, che ora controlla la palla per poi paggiare ancora. Auge si fa superare, Auge è entrato bene in partita. La palla ora dentro, attenzione, ancora imperiale. Ancora imperiale, il Milan può andare in contropiede con il pallone per Auge. Viene avanti il principe dei fiordi, viene avanti il principe dei fiordi, viene avanti il principe dei fiordi. Dovrebbe darla, pallone dentro, attenzione. Ancora la perde, ma è ancora il principe dei fiordi. Grande prestazione anche di Selemaker. E ora c'è il contropiede del Verona. Quando mancano 3 minuti alla fine, viene avanti il Verona, attenzione. Ancora il tentativo, vediamo. Pallone dentro, grande Tomori, poi c'era il fuorigioco. Signori, Stefano Pioli è l'allenatore che farebbe giocare una squadra bene, una squadra di subbuteo. Oggi il Milan non era una squadra di subbuteo, ma era una squadra con soli 5 titolari, ma si è mossa con sincronia, con organizzazione, con spirito di sacrificio. Una partita commovente dei ragazzi, non pensavo riuscisse a giocare subito con questa intensità. Krunic ha la sua migliore partita, Selemaker ha la sua migliore partita. Il Milan va a 56 punti e spero che finalmente smettano di offenderci dicendo che siamo lì per caso. Questa squadra che è stata per 21 partite in testa alla classifica e da qualcuna è seconda in classifica, viene avanti ancora con l'imperatore che perde, scusate, con il presidente, sono salito un po'. Viene avanti, quanto manca? 2 minuti ancora alla fine, con i ragazzi che vincono e vanno a 56 punti se riescono a tenere adesso. C'è l'intervento falloso di Alessio Romagnoli, grande capitano di una grande squadra. Commoventi. Grandi amori, grandi spettacoli non dovrebbero mai finire. I grandi amori, i grandi spettacoli, io vorrei rimanere qui un giorno ad applaudire questi ragazzi. Grande Stefano Pioli, ripeto, dovrebbe essere questa la sua più grande soddisfazione, aver visto questa squadra giocare oggi così. Viene avanti ancora il Verona, 56 punti e ancora dubitano di questi ragazzi. E che adesso vengono avanti ancora, attenzione, con
la fascia di destra, Leao, che ha giocato su tutto il fronte, può puntare ancora con le ultime energie e si guadagna un sontuoso calcio di punizione. Il Milan finisce all'attacco. Il Milan fino a 56 punti e ancora dubita. 56 punti e ancora dicono sarebbe uno scudetto arrivare quarto. No, 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 sarebbe uno scudetto arrivare quarto. No, è un'offesa. Ci offendono, ma voglio essere sereno stasera e guardarmi questo calcio di punizione di questi immensi porfirogeniti avvolti nella porpora dei grandi. Che partita con soli 5 titolari, ma chi è entrato ha risposto in maniera superba. Seguiamo questo calcio di punizione, pallone dentro per Calabria, il miglior terzino d'Italia, uno dei migliori terzini d'Europa. Il Milan traccheggia con il capitano e la palla passa a Donnarumma. Il Milan tiene, i grandi amori, i grandi spettacoli non dovrebbero mai finire, dobbiamo essere fieri, orgogliosi di questi ragazzi. E si chiude qui. I ragazzi vincono, i grandi amori, i grandi spettacoli non dovrebbero mai finire, i grandi amori, i grandi spettacoli non dovrebbero mai finire. Una grande prestazione dei ragazzi. Basta offenderci. 21 partiti primi. Le ultime 4 partite siamo secondi a 3 punti dal primo posto. Basta offenderci. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like. Vi abbraccio tutti ragazzi. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like. Iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Orgoglioso. Commosso.